abbiamo voltato pagina con rammarico e dispiacere. Mi è già capitato a me di esonerare un allenatore e normalmente, ora non è che mi metto lì a ricordare gli esori, però insomma sono 28 anni, sì, che poi non ho mai avuto un dispiacere rispetto a quello che magari in questo momento io e anche tutti gli sportivi empolesi proviamo, però poi come al di là dell'aspetto emotivo, come ci siamo detti io e i miei collaboratori, mia figlia e l'amministratore, poi alla fine questa è un'azienda importante sotto tutti i punti di vista, per cui l'interesse va oltre, diciamo, all'aspetto così strettamente, come dire, emozionale rispetto a una persona speciale e poi un allenatore importante che ci ha regalato delle soddisfazioni, direi anche indimenticabili. Detto questo, nella scelta di mister Achini andiamo a ricercare quello che alla squadra noi ci sembra che manchi, e soprattutto in termini di combattività e direi di rispetto verso gli avversari. Se poi mi è sembrato, diciamo così, di entrare, se volesse entrare un attimino anche in termini un pochino più tecnico-tattici, insomma, non è che noi ci siamo basati su i 5 gol presi a Napoli, perché insomma, ci è già capitato di prendere 5 gol a Napoli, perché ci può anche stare, ma ci siamo basati sul fatto che si può prendere qualche gol in meno in generale rispetto a quello che è successo, anche se fino a qualche domenica fa insomma i numeri erano sotto quell'aspetto lì positivi, però magari qualche contropiede in meno, e soprattutto se andiamo a guardare i nostri 10 gol fatti, che non sono tanti, ma la maggior parte vengono da transizioni positive, cioè già recupero palla rispetto al palleggio degli avversari e finalizzazione conseguente. Quindi in queste, non so quante sono state, 2 righe, se le leggete bene, c'è quello che noi dirigenti possa ritenersi una strada diversa per raggiungere i risultati e quindi la salvezza. Mi sembra che non ho da dire altro. Sta presidente, tutte e due? No, presidente, mister, ti chiedo, presidente, se questo era il momento veramente giusto, quello più decisivo per fare questo tipo di scelta dopo aver giocato con tante squadre forti alla vigilia di 4 gare sulla carta, che solo sulla carta possono essere per noi importanti e anche leggermente più abbordabili. Sì, questa è una considerazione che ci può anche stare, perché poi alla fine il nostro campionato lo dovremo fare con le squadre che comunque sono alla portata, però se mi volete andare a approfondire, secondo me con il Frosinone e con il Parma si è subito 10 o 12 contropiede, e quindi sinteticamente credo che magari anche con il Bologna o con l'Udinese bisognerà cercare di fare qualcosa di diverso, perché poi in Serie A con 12 contropiedi di solito si fanno 4-5 gol. Ora non ce l'hanno fatti il Parma e il Frosinone, ma insomma il Napoli sì. Ora con Napoli, ripeto, ci può anche stare che al 90° si subisca 2 contropiedi e si finisca invece 3-1-5-1, però te sei voluto andare un pochino più nel dettaglio e io ti dico riguardati quelle partite, e su quelle noi, io sinceramente ho motorato l'idea, io e i miei collaboratori, che
bisognava fare qualcosa di diverso. E, ripeto, come vi ho detto prima, nel rispetto delle qualità degli avversari che si va a affrontare. Ecco. Mister, buongiorno, ben arrivato a Tempoli, io sono Alessio Cocchi di Tempoli.it. Ti chiedo due cose, se hai già in mente, io tu non mi permetto, qui siamo una grande famiglia allargata, se hai già in mente un credo tattico preciso e se la rosa che ti stai trovando a disposizione è comunque consona a quelle che sono le tue attitudini principali di far calcio. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, volevo prima fare un preambolo, mi interessava da un lato ringraziare il presidente Corsi, i direttori per la stima nei miei confronti, la nostra è una conoscenza da anni, quindi sui campi e probabilmente c'è stata sempre questa feeling, no? E poi arriva il momento nella vita di un professionista, di gente come noi che fa questo mestiere, che poi ci si incontra e si va dritti per una strada comune. Quindi dopo questi ringraziamenti volevo fare anche un saluto ad Aurelio, ecco, Andreazzoli per ovviamente una vicinanza da professionisti, da allenatori, da colleghi, per quello che possa essere stato un attimo la sua situazione momentanea. È normale che nel nostro lavoro, no, ci si passa e quindi dispiace, ecco, umanamente e professionalmente, però magari, ecco, poi si deve guardare avanti e dobbiamo guardare avanti e fare il nostro mestiere al meglio. Per quanto riguarda poi la tua domanda, vado su un concetto semplice: dovunque sono stato, ho vinto campionati, ho raggiunto obiettivi che la società si era posta e mi aveva chiesto, ho sempre guardato le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Magari lo dico con umiltà, non sono un allenatore, poi mi conoscerete che parla, gli piace parlare molto, ma gli piace lavorare sul campo e cerca di fare i fatti, non tante chiacchiere, perché poi non mi piacciono tanto le chiacchiere, parlare troppo. Però magari è capitato di vincere con il 4-3-1-2, con il 4-3-3, è capitato di vincere col 3-5-2, col 3-4-1-2, però sono sempre contate le caratteristiche dei giocatori, su quello mi sono basato e vado a verificare quello nel momento in cui entro in un gruppo squadra. Questo è un gruppo squadra che ha delle qualità, a mio avviso, ha dei mix fra giocatori esperti e giocatori molto giovani, seppur molto giovani, ma anche con caratteristiche importanti di prospettiva. E dovunque sono stato, oltre a coniugarci i risultati, ho sempre cercato anche la valorizzazione dei giocatori per il bene della società, per il bene del gruppo, e quindi i risultati sono arrivati e immagino e voglio sperare che i risultati non siano figli della fortuna, ma figli di un lavoro che fa un allenatore, di quello che propone sul campo e di quello che cerca di trasmettere ai propri giocatori. Nello stesso tempo è chiaro che vogliamo anche coniugarci quello che può essere il gioco, perché se non giochi è chiaro che diventa più difficile raggiungere i risultati, e onestamente comunque si è anche raggiunti i risultati anche attraverso questi principi, però nello stesso tempo nel gioco vanno riconosciuti anche l'equilibrio, vanno riconosciuti la compattezza, vanno riconosciuti quello spirito, quella mentalità che la squadra, per quanto ci riguarda come staff tecnico, abbiamo sempre cercato di trasmettere alle nostre squadre, e questo cercheremo di portare il nostro lavoro, ripeto, senza nulla togliere a nessuno. Ovviamente ognuno poi porta le sue conoscenze, le sue esperienze, e le porta sul campo per il bene della squadra, cercando di regalare il massimo delle soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi. Grazie. Sì, ci presentiamo. Da Simone Radeledi, parto dal presidente, volevo chiedere, un po' l'ha già detto per lo specifico, come mai la scelta di avere un allenatore come Beppe Iachini? Perché come allenatore, come idea di interpretare, diciamo, il calcio, ci sembra che possa regalare alla squadra quello che manca. La squadra, secondo noi, manca di equilibrio e di compattezza, e per sfruttare anche magari le doti di alcuni calciatori, a me mi sembra che in generale
magari attaccare con 6 o 7 giocatori, come è successo spesso, non sia neanche la maniera migliore per trovare la via del gol. Ma questo non è una cosa, non mi viene da ora, mi viene perché ovviamente in tutto questo ci ha regalato grande soddisfazione in Serie B, però insomma io ho 28 anni, 29, 30 anni da dirigente e non vi posso rammentare chi e come, ma ho sempre sentito dire che è più facile far gol attaccando con 3 o 4 che attaccare con 7 o 8. Questa è un'espressione, vi potrei anche menzionare gli allenatori che li ho sentito dire questi discorsi nella mia storia. Allora, l'allenatore non ve le rammento, è una cosa che secondo me l'ho maturata, ecco, l'ho maturata perché credo che poi se si va a affrontare le squadre può capitare quasi sempre che ci aspettano e mentre ci aspettano e ci rendono la vita difficile sotto un aspetto così realizzativo e poi ci ripartano. E poi alla fine i risultati sono stati questi, ecco ragazzi, poi alla fine ci siamo presi tanti bei complimenti, ma non è che poi i complimenti poi si arriva a Natale ci danno 5 punti perché siamo i dati nostri, ci danno un premio, i dati nostri sono quelli da squadra medio-alta classifica, e i punti ce li danno poi alla fine della partita e secondo il risultato, ecco. E non faccio neanche tanto fatica a fare questa valutazione, cioè faccio fatica rispetto magari al fatto che magari noi quel modo di giocare lì ci ha dato tanto, però dai. Magari se ci riparte la Ternana, ci riparte, dimmelo te, una squadra che Cittadella, ci hanno fatto male anche Cittadella, per dare vedere comunque. Cittadella, sì, la squadra si è perso più, si è perso più dai Cittadella che dalla Juventus, ci manca poco. Al mister invece volevo chiedere, lei arriva in una piazza, insomma, prende in mano una squadra che è oggettivamente in difficoltà ma che viene comunque da un anno straordinario. Immagino abbia visto insomma, le partite queste insieme al campionato, dov'è secondo lei questo Empoli ha bisogno, dov'è che lavorerà prima, su cosa andrà a lavorare prima, quali sono le corde che ha fatto prima? Premesso che mi è capitato anche in altre circostanze di arrivare magari di partire a volte, di affrontare questo tipo di situazioni, ma anche di subentrare ed affrontare, non ultimo lo scorso anno, siamo subentrati che eravamo penultimi, poi siamo arrivati, non mi piace neanche parlare di che ci siamo salvati, perché alla fine siamo arrivati all'undicesimo posto facendo una media ad Europa e facendo un grande percorso di lavoro, valorizzando giocatori e quindi facendo un'ottima stagione. Nello stesso tempo ad Empoli ci aspetta un lavoro sicuramente inizialmente un po' più complicato, difficile, perché è normale che sia così, perché magari dobbiamo in fretta conoscerci con i giocatori, devono sapere in fretta quelle che sono le volontà dell'allenatore, dello staff tecnico, e dovremo fare velocemente perché abbiamo davanti partite importanti dove ci sarà da migliorare alcuni aspetti e ovviamente da personalizzare alcuni concetti, però questa è una squadra che comunque, come dicevo prima, ha delle buone qualità tecniche, no? Individuali, ma come spesso succede nel calcio, alle qualità tecniche vanno abbinati anche altri fattori, perché se poi si vuole essere produttivi e portare a casa risultati e punti, devi unire e mettere insieme anche altri tipi di caratteristiche e si lavorerà affinché magari capiscano in fretta quelli che sono poi i nostri dettami. Sì, buonasera, Mario Vincenzo Tibrano. Volevo chiedere al mister, mi capitavano spesso di subentrare in situazioni difficili, appunto, come ricordavo. Qualche volta sì. Esatto. L'anno scorso, dove però vado a memoria, ricordo insomma Mucchi era arrivato da poco a Sassuolo, pessimi risultati.
Qui subentra un allenatore che non è stato tantissimo, meno di 11 mesi in realtà, però ha lasciato un segno profondo, ha vinto tantissimo, aveva e ha la piazza tutta dalla sua parte. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia, assolutamente. In questo senso l'avventura presenta difficoltà diverse. E poi approfitto, scusa Matteo, ma invece della domanda al presidente ne faccio due al mister, quindi su due resto. Grazie. Quanto ha influito su questa decisione per noi a sorpresa il fattore Grecia? Ma guardi, rispondo alla sua prima domanda dicendo questo: è capitato anche a me di vincere 4 volte il campionato, di andare ovviamente, ma non molte, oltre magari a far bene anche in Serie A e di essere apprezzato dove sono, ed è normale che sia così ed è giusto che sia così. Aurelio ha fatto un grande lavoro qui ed è giusto che questo non si ricordi e non sia cancellato, come ha detto già il Presidente. E nello stesso tempo il nostro lavoro a volte ci porta ad andare a inserirsi in certi contesti. Io posso solo dire che per quello che è la mia esperienza, per quello che abbiamo fatto come staff di lavoro, detto con umiltà, poi dove siamo stati ci hanno apprezzato per il lavoro svolto, quindi ci auguriamo che con il lavoro, la serietà quello che saranno il lavoro possa essere apprezzato anche dai tifosi dell'Empoli, e siamo venuti qui per cercare di dare una mano e cercare di far bene, pur sapendo che inizialmente la situazione di classifica oggi è questa. Bisogna essere realisti, però nello stesso tempo abbiamo fiducia affinché, non ho la bacchetta magica, non ho la presunzione di avere la bacchetta magica, conosco una sola medicina, quella del lavoro del campo, e quindi attraverso le conoscenze, l'esperienza e il lavoro sul campo cercheremo di poter con i ragazzi, con la squadra e con la società di risalire settimana dopo settimana la nostra classifica. E nello stesso tempo non è stata l'unica situazione che mi è capitata, quella della nazionale greca, in Grecia, che peraltro può essere stato questo interessamento un piacere, perché ovviamente quando ti chiamano anche da altri paesi vuol dire che hanno verificato il tuo operato, hanno preso informazioni, hanno comunque visto quello che può essere il lavoro svolto da uno staff tecnico e da un allenatore. Mi sono capitate anche diverse altre opportunità, magari di società anche di Serie A, però ho preferito attendere, aspettare, e magari è capitata questa situazione qui ieri con il presidente e con i direttori, e abbiamo chiacchierato, e penso che in questo momento Empoli possa essere una soluzione per poter andare a cercare di fare un altro lavoro importante, come mi è capitato e ci è capitato di fare in altre stagioni. Quindi c'è entusiasmo, c'è voglia di voler mettersi a disposizione e di voler fare un grande lavoro qui ad Empoli. Per me sarebbe una soddisfazione personale doppia, in virtù di quello che è un po' la mia natura di persona. Forse a volte mi vado a cercare queste cose qua, perché mi sono capitate. Forse è il destino, no? C'è chi nasce in una maniera e chi in un'altra. Mi sono capitate spesso, ma io sono orgoglioso della mia gavetta, perché poi ti lascia sempre delle esperienze importanti che ti porti dietro nel tempo, un bagaglio che non regalo a nessuno, e questo mi servirà anche qui, come è stato in altre circostanze. E quindi dicevo, sarei orgoglioso di poter andare a fare un buon lavoro qui per diversi motivi, sia per professionalmente, sia per, ripeto, per la conoscenza di vecchia data con il presidente e con i direttori che ho, quindi magari poter regalare una bella soddisfazione anche a questa piazza mi piacerebbe molto, quindi lavorerò per questo, io e il mio staff lavoreremo in questo senso perché possa accadere. Alessandro Mister, Alessandro Vannucci, il Tirreno Radio Daddy ha parlato di questo feeling di vecchia data, insomma, di conoscenza con la società. Mi chiedo se anche l'anno scorso, insomma, è stato molto vicino a venire a Empoli, se era nel destino questa piazza alla fine. No, come ho detto prima, magari ci sono delle cose che non accadono, no? Magari perché, però, ecco, ripeto, c'era già feeling negli anni precedenti, c'è stata probabilmente una certa empatia, anche il fatto di come si lavorava, la serietà, il lavoro che abbiamo sempre svolto. Magari si è capitato delle volte che con il presidente, con questa società, ci siamo incontrati o scontrati sul campo, quindi magari poi si sono viste le situazioni che sono venute fuori,
e poi nel calcio c'è un giorno che magari accade che ti incontri e ci si piace, si va avanti per un percorso comune per raggiungere un obiettivo importante comune che vogliamo cercare di ottenere insieme, lavorando insieme. Salve mister, sono Michela Lanza, ecco del Fiorentino, era di Bruno. Io volevo chiederle due cose. La prima, per lei questo, anche se in una nuova veste, è un ritorno in Toscana. Quindi cosa le va di dire a riguardo? E poi anche in vista della prossima partita, insomma, l'Empoli ovviamente ha bisogno di punti, l'Udinese è una squadra che viene da una sconfitta con me all'ultimo minuto, sì. Che il partito si aspetta, anche se è arrivato ieri sera, però insomma è già, sì. Si parla già di campionato, perché alla fine sono quelli punti che contano. Beh, la Toscana è una regione che mi piace molto per tanti motivi, quindi ho vissuto una bella pagina da calciatore, mi auguro di poterne vivere un'altra altrettanto bella e importante da allenatore qui ad Empoli, e in questo senso si lavorerà per far sì che questo possa accadere. Per quanto riguarda la prossima partita, sì, ci aspetta subito una partita difficile, ecco perché dicevo prima alla vigilia che dovremo cercare di conoscersi il più in fretta possibile con i ragazzi. Ed è chiaro, abbiamo ancora tanto lavoro davanti, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però nello stesso tempo si cercherà fin da subito di trasmettere alcuni concetti che poi dovremo cercare di portare in campo. E dall'altra parte ci sarà da portare tanto rispetto per l'Udinese, perché è una squadra che ha tenuto testa al Milan, che è comunque nelle prime posizioni della classifica di Serie A, ha delle qualità di profondità, di tecnica individuale, di tecnica in velocità, quindi dovremo prestare attenzione, una squadra fisica anche strutturata. E quindi ci sarà da fare sicuramente da parte nostra una partita di alto spessore, e in questo senso avremo bisogno dei nostri tifosi che, ecco, che ci accompagnino in questo percorso di lavoro insieme, ma sono convinto, come hanno sempre fatto, che ci daranno una mano. Grazie. Prego. Buonasera, Giacomo Scioni, Anse Gazzetta. Al presidente entrambi chiedo come vedete la situazione di classifica in generale, non solo dell'Empoli, dalla zona retrocessione, comunque insomma le zone che competono a questa squadra, alla luce anche delle prossime quattro partite che avrà l'Empoli. E a mister Iachini chiedo se un pochino ha influito anche la presenza nella dirigenza di un suo vecchio giocatore come Pietro Accardi, che l'ho avuto a Brescia e nella Sampdoria. Vado io presto? Vai. La posizione di classifica è quella, non è che abbiamo tanto da nasconderci, però nello stesso tempo abbiamo tempo e modo per poterci lavorare sopra, andare a giorno per giorno a cercare di costruire una squadra che sappia interpretare le partite. Detto questo, e fare coniugarci i risultati, detto questo, mi diceva che abbiamo delle partite magari un po' più alla nostra portata. Nel calcio non c'è niente della nostra portata, le cose te le devi sudare, conquistare, lavorare con concentrazione, con applicazione, con più fame degli altri, più organizzazione se possibile degli altri, più cura del dettaglio e del particolare rispetto agli altri, quello può fare la differenza. E magari ti capita di poter pareggiare, come è successo a me lo scorso anno, con un Benevento, poi magari di andare a vincere con l'Inter a San Siro, di andare a vincere con squadre come ci è capitato l'anno scorso di più blasoni. Il calcio non ha mai una storia, è sempre ogni partita è una storia a sé. Noi dovremmo cercare di sapere interpretare bene le partite e cercare da ogni partita, che sia in casa o fuori casa, di cercare di portare a casa risultato e punti, quindi senza aver timore reverenziale nei confronti di nessuno, ma andando in campo però nello stesso tempo con dei principi tattici di organizzazione, di equilibrio, di mentalità adeguati affinché questo possa poi accadere. Su Accardi? No, su Piero è un ragazzo che conosco da anni, perché l'ho voluto poi quando ero allenatore, è stato con me, è vero, è un ragazzo diligente, un ragazzo applicato, ma ormai parlare è forte anche come giocatore, ma direi che è altrettanto molto bravo e sulla ottima strada anche come da dirigente di calcio, quindi ha intrapreso una carriera, quindi ora va valutato per questo. Mi ha fatto piacere rincontrarlo, ritrovarlo,
ma poi penso che la decisione sia stata un po' di tutto lo staff, anche di Riccardo, insomma di tutti, che, col quale c'era conoscenza e stima. Poi alla fine il calcio ti porta a fare queste cose, però mi ha fatto piacere incontrarti. Ma ora sai, valutare il campionato, insomma, si entra nel vivo, e ci può scappare di fare anche delle così, valutazioni che poi trovano il tempo così, magari inadeguate, però ci sta a noi di poter dire, ci sentiamo rispetto ad altre squadre gli strumenti per potercela giocare con tutti, ecco, con tutti ovviamente quelle squadre che ci sembra abbiano l'obiettivo della salvezza, ecco, ora, senza stare, qualcuna l'abbiamo incontrata, qualcuna l'abbiamo vista in televisione, e abbiamo bisogno in questo momento anche di costruirci un po' di fiducia, parecchia ce la porterà il mister e il suo staff, perché è qui anche per quello. Infatti ieri ora gli ho detto se gli sono sembrato troppo depresso ieri sera a cena, ho detto io no, cioè, non lo so se mi ha detto una bugia, si vede ha cominciato un po' a allenarmi anche me, forse, con questa risposta. Però di fatto in questo momento si ha bisogno di punti, ma anche di trovare consapevolezza, e consapevolezza la si può anche trovare vedendo anche i nostri avversari, quelli abbiamo incontrato e quelli no, ecco, senza fare nomi ci sembra ce la possiamo giocare, ecco, mancano ancora, ditemi voi, 27 partite, ecco, 27 partite e sono tante, però non è che sono lì che aspetta a noi, e noi questa salvezza l'ha costruita di gara in gara, soprattutto partendo da ovviamente andare a ricercare quello che manca, e questo lo ricerca il mister da ora, fra mezz'ora in campo, quindi ci aspetta qualche battaglia, però ecco, noi siamo pronti, indipendentemente da questo aspetto emotivo che io l'ho un po' subito questi due giorni, ma vedrai che ora quando vuoi vedere l'allenamento mi passa. Presidente, chiedo questo, se ha dei pianti, delle cose che non rifarebbe in sede di mercato, al mister invece un po' sul discorso mercato, se ha già parlato eventualmente di rafforzare la squadra per gennaio in fuori notte. Il mister del rafforzamento ce lo dirà quando semmai avrà allenato la squadra un mese, credo, perché ovviamente ora e si fa solamente rispetto a quello che gli abbiamo detto noi o quello che ha visto vedendo le partite in televisione, ma insomma avrà bisogno, credo, di toccare con mano, ecco. Per quanto mi riguarda, rimpianti di mercato, non è tempo questo per fare certe valutazioni, anche perché poi saprebbe di bocciatura nei confronti di qualche giocatore nostro, e in questo momento i nostri giocatori non hanno bisogno di messaggi di bocciature, anzi hanno bisogno di sentirsi forti e di avere le qualità per far male ai nostri avversari, perché in questo momento è fondamentale questo. Ora io lo so da dirigente, ci sarà un allenatore che conosce molto la materia anche sotto questo aspetto, per cui mettersi a dire, mi garberebbe vi dicessi che c'è qualche dono di rimpianto, ma io non rimpiango nessuno. Un'ultima cosa tecnica, la durata del contratto. La durata del contratto è di 2 anni. Posto così? No, ci sta lo staff. Ah, sì, sì. Lo staff lo può illustrare un mister? Allora, c'è Carillo Giuseppe, che è l'allenatore in seconda, che è stato con me ovviamente in tutto questo percorso di lavoro insieme. Fabrizio Tafani, che è il preparatore atletico, e poi c'è un collaboratore, ecco, esterno, che va a visionare, va a vedere le partite, va, ecco, ecco, di cui non ci dice, vuoi sapere? Lo dico in segreto, dai, tanto lo sa di già, lo pigliano in giro, lo sa di già.
Lo sa di già perché lui gli arrivano prima a lui le notizie, c'ha delle anali privilegiate. Va bene. Grazie a tutti. Mister, no, sono altro modo sempre ancora. Veramente sono a porta aperta con gli ultimi. Guarda, noi noi in genere, io non perché qui a Empoli, in genere quando faccio durante la settimana sempre porte aperte, a meno che non ci sono situazioni, tranne gli ultimi giorni precedenti la gara, perché magari si prepara le palle inattive, queste situazioni qua da fermo, magari. Non per i nostri, ma si ha sempre timore che possa arrivare qualcuno, solo per questo, fuori da microfono, quindi magari solo per questo, insomma, perché i nostri ovviamente sono dei nostri, quindi è chiaro che non è, solo per quel motivo lì.